Dal 12 al 15 luglio arriva tra le mura del Castello di Santa Severa Lazio Sound Festival, una 4 giorni non-stop di nuove sonorità, voci, groove e ritmi. Fulminacci e Giusy DeLisa, Neri per caso e 13 Pietro, Jaime ed il duo rap Sierra, Roberto Gatto in Perfect Trio, Ainè e ancora Occhi chiusi in mare aperto, Coro notevolmente, Coro femminile Eos, Il coro che non c'è. Questa è la line-up del Lazio Sound Festival 2021, che fa incontrare gli artisti simbolo di una generazione con le emergenti voci di Lazio Sound, il programma della Regione Lazio dedicato ai giovani artisti emergenti. Le parole del direttore artistico Davide Dose. Lazio Sound è il programma della Regione Lazio a sostegno della musica under 35, quindi una serie di iniziative che la Regione ha voluto mettere in campo per sostenere i talenti musicali e le energie musicali della Regione. È composta di 3 azioni: scouting, recording e digital touring, e anche un'azione di formazione, il campus. Nell'azione scouting, che è quella che ho avuto l'onore e l'onere di dirigere come direttore artistico, ha visto un contest fondamentalmente aperto a tutti i giovani musicisti del Lazio, per tutti i generi musicali. Una cosa bella di Lazio Sound è stata proprio quella, cioè sostenere la musica a 360 gradi, dalla classica al jazz, al pop, al rap, all'elettronica. Quindi abbiamo voluto in 5 categorie differenti, che in qualche maniera seguivano queste 5 generi che vi ho elencato, voluto dare un'opportunità di valorizzazione, una vetrina, un modo per fare networking, per mettersi in mostra, per potersi lanciare per tutti appunto i musicisti giovani del Lazio. Lazio Sound vuole essere un'occasione concreta per avere una marcia in più, per iniziare davvero un percorso professionale per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato. Ogni giornata del Lazio Sound Festival è dedicata ad un genere diverso. Tra le nuove leve che accompagneranno gli artisti del momento, uno sguardo alla passata edizione proprio di Lazio Sound, a partire da Elinora, vincitrice della categoria Urban King, per arrivare a Claire Audrin, vincitrice assoluta dell'ultima edizione. Appuntamento al Castello di Santa Severa dal 12 al 15 luglio.